Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo su Farm Simulator 22 nella mappa Italia. Allora vado avanti con le lavorazioni. Diciamo che sono andato avanti un po' off camera. Mi sono occupato di, come vi avevo già accennato nel gameplay precedente, di seminare il 70 off camera e sto finendo il 71. E credo che per il momento siamo messi anche bene. Forse dovevo acquistare qualche terreno. Il punto qual è? Che per il momento qualsiasi terreno qua attorno è in fase di crescita, vedete? Potrei comunque prenderli, perché comunque non è che sia un problema, perché da una parte c'è colza, qua c'è frumento, qua c'è qualcos'altro che non orzo. Qua c'è sul 33, 32 c'è avena, sul 33 le patate. Ecco, forse sarebbe meglio aspettare a prendere il 33, perché se insieme al 33 mi dà il 32, forse, esatto. Insieme al 47 mi dà il 48, il 72 anche. Sarebbe interessante prendere 200.000 euro. Il 72, io prenderei il 72. Andiamo già su di terreni, tanto sono già pronti, sono già sistemati, non mi sembra che ci sia qualche rottura, a parte i sassi, che visto che abbiamo il macchinario sarebbe bello iniziare. Io direi di prendere un po' di terreni, qualsiasi terreno va bene, perché comunque forse è meglio aspettare i terreni, perché come sapete devo prendermi una trebbiola. E novità, ho portato qua il muletto, perché mi serviva per spostare il pallet di lana, per cui l'ho già portato qua, invece di lasciarlo al negozio che non mi serve, l'ho portato qua, preferisco tenerlo qua. Come sempre, nel frattempo, prima di continuare con il gameplay, vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su dei milioni like, commentate, condividete. E giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio. Già che ci sono, faccio partire, creiamo il lavoro a questo bel trattore. Ok, molto bene, qua abbiamo finito, mi mancano solo un paio di punti e poi va bene. Ok, perfetto. E bene, possiamo andare avanti, perché no, l'unica cosa che mi devo aspettare è la vendita dei semi di soia a giugno. Ok, per cui adesso abbiamo terminato qualsiasi semina e andiamo a luglio per la trebbiatura, naturalmente controllando qua le offerte, e in più l'erbaccia, perché crescerà un po' ovunque, insomma. Allora, aspettate un attimo, perché ho una cosetta da fare ed è la prima volta che mi capita. C'è la base, diciamo, non la base, la stazione di produzione della calce viva, che è completamente satura, per cui la scarico un attimo, perché sennò è tutta acqua sprecata. In teoria, aspettate, perché dovrei esserci il posto, calce viva, no, non c'è il posto, no, per fortuna che ho controllato, se no andavo a riempire il cassone, molto male. Va bene, andiamo avanti allora. Qua stiamo producendo, dando acqua alle pecorelle, bene bene. Ok, allora, cioè, ho spostato un po' le uova, ma in teoria dovrei avere un piccolo problema di erbaccia. Forse, sì, esatto, su un po' di terreni anche. Vabbè, avevo già previsto tutto io qua con la botte. Vabbè, lasciamo perdere, perché, come sempre. Allora, mi faccio questi due terreni qua. E poi ci siamo. I terreni 75 non credo di star qua a controllare se ci sono missioni, anche se sono sicuro che ce ne sono, vedete, 74.
70 qua, 72, vabbè, vediamo un attimo se sul 72 c'è qualcosa. Anche il terreno 65 vorrei prendere io. E c'è Avena. Credo che ci sarebbero 65. Ma comunque, anche se posso aspettare, perché comunque il periodo di osteria. Ma guarda un po' che trebbia che mi è capitata. Allora, finché abbiamo andato avanti il tempo, mi è capitata una trebbia, però è troppo enorme questa per sta mappa qua. Non lo so, no, non lo so, non lo so, non lo so. Cercavo una cosetta più tranquilla. Ok, bene, ho terminato tutte le lavorazioni, i terreni sono a posto e vado avanti col tempo e vado al prezzo massimo al giugno, per cui il mese prossimo, che il prezzo massimo sia 6.200, vediamo un attimo. Prossimo mese cosa c'è? Spero che esca un'altra trebbia, perché questa è un po' troppo secondo me per il momento. Allora, i prezzi stanno salendo parecchio. 6.400 e 83, 6.500, molto bene. Basta, 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 basta. Ok, 6.600 al mulino. Sì, perfetto. Allora facciamoci sto giro. Dovrei in teoria avere acquistato nel gameplay precedente un cassone e dovrei averlo messo lì dietro forse. Mi ricordo di aver preso un cassone nuovo in teoria. Eccolo qua. Però non ci starà tutto sicuramente. Ma perché qua è attivata la pedana, vabbè, 38 e noi abbiamo 75. No, vado col cassone grande, così faccio un giro unico e ci stiamo meglio. Allora, sto cercando di andare a recuperare i semi di soia, però come non so, vediamo un attimo. È più semplice magari del previsto. No. Ok, abbiamo trovato il silo e l'altro fa schifo. Allora, ok, dovrò provvedere all'installazione di un nuovo silo, perché effettivamente così è un po' devastante comunque, eh. Allora, ok, sempre per di là più o meno. Vabbè, oh, l'erba è pronta anche, devo far fieno allora. Accidenti. Devo far fieno. Interessante. Probabilmente ci vediamo al punto di scarico. Allora, vediamo un attimo se riesco a trovare a sto punto. Forse bisognava entrare. Sì, bene, bene. Bisogna entrare di qua. Eccellente. Eccellente, si vede che siamo proprio da un'altra parte della farm, perché non so, nel 19 non sono mai passato per di lì, mai, mai e poi mai. Sono sempre arrivato da qua, invece stavolta cambia aria. Bene, vediamo un attimo, perché dovrebbe essere una bella vendita comunque. Dovrebbe essere una bella vendita. Eh sì. Sono bei soldini che dovrebbero entrare. Esatto, vabbè, un po' devastante la situazione. 497.000 euro più 61 di ricompensa fanno 555.000 euro. I cavoli. Però i terreni non so, vabbè, ma non sono ancora pronti. E non vorrei mai. Ah, abbiamo detto il 34. Vabbè, ma neanche gli altri sono pronti, per cui posso andare tranquillamente avanti. Sì, non ho più altro. Andiamo a luglio.
Ok, sono le 8:30, intanto qua mi sto ricaricando. Abbiamo dei terreni pronti adesso, molti terreni pronti, il che mi porta a capire cosa fare. Perché abbiamo tre terreni a frumento volendo. Eh sì, allora io prenderei il 72. Lo compriamo. E ci sarebbe anche il 76-75 che sono a... No, mi hanno fregato il 65. Che merda. La merda. Vabbè, il 65 me lo... Mazza, ho... Oh. 1.600.000 vogliono per il 65. Ah, beh, allora non dico niente. Questi sono irrecuperabili, questi. 1.600.000. E allora mi prendo sti due qua. Sì. Prendo quei due lì. Basta per il momento. Abbiamo 1.133.000 euro. Il che ci fa ben sperare. Però è tempo di trebbiature e io di una trebbia non ne vedo l'ombra. Non ne vedo l'ombra. Ci sarebbe sta idea qua col 50% di sconto, però. Vabbè, proviamo a vedere un attimo una trebbia, perché mi serve, non c'è scelta. Non c'è scelta purtroppo. Questa idea è qua, questa qua, o forse è l'altra. È una bella storia però. Perché a me il problema è la lama. Il mio problema è la lama, che della Ideal. Non è che c'è Fend o è questa combinazioni, porta la lama da 12 metri, ma dov'è che la vado a collocare io la lama da 12 metri? Sì che ho quella col carrellino in teoria, ma comunque anche se prendo questa da 7 metri e 6, io non ho la lama trasportabile da 7 metri e 6. È anche questo che devo valutare, perché non voglio il carrellino, io non lo sopporto. La lama non posso fare altro. Vabbè, vorrà dire che andremo via un po' più spediti. Allora, ci prendiamo sta idea qua intanto, base. Vabbè, mi compro sta qua, perché comunque ci devo attaccare una lama grossa. Posso fare altro. In più mi becco anche un trattore, secondo me. Vabbè, per il trattore può aspettare. E la lama, abbiamo detto, quella trasportabile. Per forza. Ok. Ecco qua. Può essere veramente esagerata, però come vedete si è già esagerata. Però almeno è tutto trasportabile su strada. In teoria non dovrei avere nessuna difficoltà con questa. Allora, ragazzi, siamo arrivati al campo che devo trebbiare. Il problema è che dovrei anche tagliare l'erba, però attualmente non è fattibile la cosa, o trebbio o taglio l'erba, per cui per il momento ho preso la trebbia e ci proviamo la trebbia. Ok, eccellente. Devo dire che non è tanto piccola alla fine, perché insomma quei terreni sono anche belli corposi. La paglia serve oppure no? Non per il momento. La lasciamo stare sta paglia. Ce ne occupiamo prossimamente. Non farmi paglia per cortesia. Eccellente. Comunque si sente la lama, la sente da 13 metri. Vediamo un attimo che sistemiamo davanti. Ok. Vabbè, dall'altra parte non ci credo, come sempre. Va bene. E niente, gli porto il cassone qua, già che ci sono così. Non mi rompo tanto le scatole. Vediamo un attimo di lasciarlo qua. Ok,
sti due terreni qua, poi gli altri. Vabbè, comunque c'è un po' da lavorarci su sti terreni qua perché hanno i sassi. Fammi vedere. Ci sono dei terreni che ho acquistato ed hanno i sassi. No, ce ne sono, vediamo. Vediamo. Sì. Allora, c'è tutta questa fascia qua che ha i sassi. E io credo di essere a posto per il momento e di poter anche restituire un po' di debito. Io andrei a restituire un po' di debito. Non lo so quanto. Magari mi tengo 250.000 euro. Sì. Mi tengo 250.000 euro per il a meno che non lo metto giù adesso, ma aspetto per il silo. Allora, nana paglia disattivato. Qua gli aumentiamo un po' le costanti, così almeno capisce dov'è. Le fabbriche, qua siamo pieni, eccellente, non c'è nient'altro da dire. Forse sarebbe il caso di mettere giù un'altra fabbrica. Un'altra, diciamo, serra grande, però a sto punto andrei a perdere. Ma vorrei mettere giù anche il silo qua. Io in teoria sto campo qua lo voglio adibire a magazzino, diciamo, lo recinto e mi tengo un po' di magazzino, tipo della serie che questo non ha capito che non deve far paglia. Esatto, eccellente. Comunque si sente che non ha la potenza massima dei 700 cavalli. Però va bene, dai, non è un problema. Allora, siamo messi anche bene, secondo me. Abbiamo restituito il debito, abbiamo la trebbia nuova, nuova usata, ma chi se ne frega. È la top di gamma quasi, anzi senza quasi, è quasi sì la top di gamma perché eccellente direi. Qua c'è da portare un po' di tutto. Anche questo è pronto. E non ci sono i sassi. Vabbè. Allora, aspettate un attimo perché c'è da togliere un po' di lana già che sono qua. Così ve lo mostro. Interessante, eh? Allora, fortunatamente ne carica due al colpo, per cui tanta roba, perfetto. Però prima, a parte che c'è da vendere la trebbiola. Vabbè, bella questa. Piace. Mi piace. Ok. Perfetto, sì. Ok, eccellente. Allora andiamo a vendere questa. Ok, boh. 40.000 euro, eccellente. In teoria quella è anche piena. E vabbè, offerte. C'era sto trattore qua che non lo so. Il punto qual è? Che volevo mettere giù il silo, però vabbè, per il momento attendiamo un attimo. Attendo evolversi della situazione. Io non so cosa stia facendo questo, ma dovrebbe andare a scaricare, eh? Ok, un altro scarico ce lo siamo fatti. Beh, sta producendo molto bene perché siamo già 10% ormai del cassone, manca poco. Volevo mettere giù un'altra serra di queste perché farebbe comodo. Probabilmente, nonostante sia ben dotata, diciamo, di lama, ma è comunque molto lenta sta trebbia qua, perché necessiterebbe di un aumento di cavalleria notevole. Comunque, vediamo un attimo se mi faccio un po' di lavoro, così da accelerare i tempi. Ah, nel frattempo vado a togliere un po' le uova che ci sono lì. Non so se riesco a caricare tutto. Sì, bene, ottimo. Comunque, a parte i danni che faccio, io credo che
tra un po' mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su, 2 milioni di like, commentate, condividete, giù in descrizione ho tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio. Eccellente. Qua la Trebbia se la sta cavando anche egregiamente. Se la sta cavando anche egregiamente. Abbiamo già fatto 50.000 litri di frumento. Prossimo gameplay mi occupo degli altri terreni e vediamo un attimo di tirar su un po' di erba e di capire come gestire la situazione qua del silo. E vorrei mettere giù il silo. Bene, bene. Comunque, ricapitolando, abbiamo un terreno che deve essere pronto a frumento, uno a colza e uno a girasoli. Credo che prendere anche il 77 a sto punto sia anche un po'... Non lo so, abbiamo un bel po' di terreni e abbiamo una seminatrice piccola. Devo anche investire su una seminatrice, adesso che ci penso, non è che posso prendere anche una piantatrice, mi serve. E qua in offerta per il momento non c'è la mazza. Eh sì, perché devo iniziare le semine ad aprile, ad agosto volevo dire, anche a settembre volendo. Così poi faccio tutta una tirata, però boh. Va bene, dai. Comunque, ragazzi, io per il momento mi fermo qui. Vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia. Vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie e alla prossima. Ciao ciao.